Sì, sono partiti i test sierologici a Sollicciano, tra i primi penitenziari a fare lo screening sulla popolazione carceraria in tutta Italia. Precedentemente avevano fatto il test anche coloro che lavorano all'interno del carcere, un prelievo di sangue che viene processato al vicino ospedale di Torre Galli. Il test è stato fatto su base volontaria, ma sono state tante, ci hanno detto, le adesioni sul primo padiglione di giudiziaria. Sono 311 le persone, in 300 hanno aderito. Test è veloce, ricordiamo, ci sono già stati i primi risultati in giornata, 4 casi dubbi ai quali è già stato fatto il tampone per avere il risultato definitivo, che arriverà nella giornata di domani. In caso di positività verranno subito messi in isolamento. E abbiamo intervistato la responsabile sanitaria del carcere, che ci ha parlato di come è stata fatta un'opera di informazione proprio su questo test a tutti i detenuti prima di effettuarlo, e anche come sia la lotta per mantenere il virus fuori dalle mura del carcere, cominciata non da ora. Non c'è attualmente nessun caso conclamato tra i detenuti, c'era stato un caso tra coloro che lavorano all'interno, che è stato subito però ovviamente mandato a casa e messo in isolamento. Anche chi entra come detenuto nuovo nel carcere deve osservare delle precauzioni, una quarantena a scopo cautelare di 14 giorni. E sentiamo però la responsabile sanitaria in questa intervista. Noi portiamo i campioni di sangue alle 10 la mattina, grazie allo staff e a tutto il gruppo della dottoressa Casprini, all'una già abbiamo il primo risultato al primo test sierologico, e ora alle 4 abbiamo avuto il risultato del secondo test sierologico, quello che va a contare la positività eventuale. Su questi risultati, quando ce ne sono di dubbi, e oggi ce n'erano 4, si fanno immediatamente i tamponi. I tamponi fatti nel pomeriggio, ovviamente avremo dei tamponi fatti nel pomeriggio, avremo il risultato domani. Anche su questo siamo abbastanza fortunati, perché i nostri tamponi vanno a Careggi e lì ce li elaborano rapidissimamente. Tampone positivo dovesse venire, cosa si fa? Come si agisce? Isolamento. In queste ore arriva tra i primi penitenziari in Italia lo screening per i detenuti, che è su base volontaria. Assolutamente sì. Le nostre assistenti sanitarie sono andate cella per cella, stanza per stanza, a chiedere il consenso, e la cosa splendida, devo dire, a me fa molto piacere, la prima sezione, che è il giudiziario, ha 311 persone, su 311 300 hanno detto sì, 11 si sono rifiutati per varie ragioni religiose, c'è il Ramadan che inizia dopodomani, varie ragioni, però 300 ci hanno detto sì. Da questo punto di vista, anche l'agitazione che c'era prima all'interno del carcere adesso è più tranquilla la situazione? Allora, su questo direi di sì. Noi abbiamo fatto vari incontri con i detenuti, con la commissione che li rappresenta, insieme alla direzione del carcere, con cui stiamo lavorando costantemente. Noi abbiamo dei briefing con la direzione più che quotidiani, ci vediamo 2-3 volte al giorno col comandante e con il direttore, e abbiamo fatto questi incontri in cui abbiamo spiegato. E direi che dopo la prima fase di rivolta, che non era legata solo alla paura, ovviamente sì, perché se entra dentro il carcere hanno ragione, la situazione è quella che è nei carceri toscani, per quanto siano illuminate le direzioni, quindi è una situazione che conosciamo e su cui si sta cercando anche qui dentro di porre rimedio, ma diciamo il problema più grosso era appunto tenerlo fuori, non usare di questo grimaldello per altri fini, perché le rivolte sicuramente avevano altri fini.